Benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che inizia una serie che credo sarà lunghissima, che è la serie che ho intenzione di portare avanti un po' per tutta l'estate e che sarà dedicata a una grande manifestazione estiva, tuttora in essere, anche se in tono minore, della musica italiana. E sto parlando del Cantagiro, il mitico Cantagiro. Cantagiro che, come poi scoprirete nel corso della storia che vi racconterò, sarà suddivisa in circa in 4-5 fasi, perché la sua storia è stata un po' frastagliata e ha avuto gestioni diverse. Perciò ci sarà la prima gloriosa parte della sua storia e poi le altre a venire che vi racconterò un po' per volta, proprio in blocchi diversi, cioè proprio, come posso dire, comparti stagni ben divisi, ma che fanno parte comunque della stessa storia di questa grande manifestazione. Da oggi inizia una nuova serie, la storia del Cantagiro, quindi io mi auguro che vi piacerà. Nascerà, e chi vedrà questo video fra un po' di tempo lo vedrà già, una playlist dedicata dove all'interno poi ci sarà tutta la storia del Cantagiro, ogni vlog un'edizione. E quindi insomma avrete una playlist intera da guardare, andate pure a vedere quanti video ci sono fino a questo momento. E se vi fa piacere, chiaramente fa piacere anche a me se vi iscrivete al canale, abbiamo da passare insieme un'estate bellissima, piena di successi, grazie al Cantagiro. E quindi io mi auguro che vi piaccia questa serie, come è accaduto anche negli anni scorsi con il Festival Bar e il Disco per l'Estate, va bene? Quindi io vi auguro la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Il Cantagiro è una manifestazione canora itinerante estiva che si svolge ogni anno in Italia. La kermesse è fra le prime manifestazioni musicali in Italia, perché la prima edizione si svolse nel 62, nonché anche una delle più importanti della storia della musica italiana. La prima edizione della manifestazione si è svolta quindi nel 62, venne presentata da Nuccio Costa e dall'attrice Dani Paris. La formula era presa a modello del Giro d'Italia di ciclismo, cioè consisteva in una carovana canora in giro per l'Italia con diversi cantanti che gareggiavano fra loro, giudicati da giurie popolari scelte fra il pubblico delle varie città. Ogni sera veniva proclamato poi il vincitore di tappa e nella tappa finale, in questo caso Fiuggi, veniva annunciato il vincitore assoluto. Per 5 edizioni consecutive, dal 68 al 72, la finale fu invece disputata a Recuaro Terme, nello scenario delle Fonti Centrali. La finale era articolata in 3 serate con la diretta TV su Rai 1 della serata conclusiva. Gli interpreti e i relativi brani erano divisi in sezioni, c'era il girone A, comprendeva artisti di fama, il girone B, cioè le nuove proposte, e poi più tardi arrivò anche il girone C, che fu introdotto fra il 66 e il 67, che comprendeva soltanto i gruppi musicali. Con l'avvento poi del nuovo decennio e il declino anche del successo della manifestazione, l'organizzazione si fermò con l'edizione del 74 e poi ci furono altre edizioni con gestioni differenti e vi racconterò anche tutte le altre fasi di questa manifestazione. Tra i meriti del Cantagiro vi è il tentativo di far uscire la canzone dai classici luoghi d'ascolto e pur in assenza dei mezzi di comunicazione di massa di avvicinarla alla gente tramite il contatto diretto nelle strade, nei luoghi di incontro e anche negli stadi. Questo era il senso del Cantagiro. Vi racconto perciò intanto la prima fase. Edizione per edizione, però, è quella che va dal 62 al 74, perché questo appunto è il primo periodo che ci interessa del Cantagiro. Ogni edizione, quindi, un vlog. Oggi vi racconto il Cantagiro del 1962. Il Cantagiro del 1962 fu poi in realtà presentato da Enrico Maria Salerno, che presentò tutte le serate di questa edizione. I partecipanti erano suddivisi in 2 gironi, il Big nel girone A e i giovani nel girone B, anche se fra questi a volte vi erano alcuni, come ad esempio, che so, Tony Cucchiara, che era già in attività da qualche anno e che fu messo comunque fra le nuove proposte. Mentre i primi parteciparono di diritto poi alla fase finale, purtroppo i secondi, cioè le giovani proposte, effettuavano un girone eliminatorio, al termine del quale si classificavano poi l'ultima fase dei 3 cantanti, perciò ne arrivavano soltanto 3 in finale dopo appunto la gara. Il 29 di giugno si tenne poi la serata finale delle 14 canzoni rimaste in gara e venne poi resa nota la classifica.
classifica delle prime 8 posizioni. La sigla della manifestazione era Cantagiro Twist ed era cantata da Carlo Aden, pseudonimo del maestro Carlo Scartocci e i suoi sconosciuti, pubblicata poi su disco dall'RCA Italia. E questa appunto era la sigla iniziale. Ci sono stati dei vincitori importanti, l'elenco delle canzoni ce l'ho completo e c'ho anche l'elenco intero della classifica finale. Quindi oggi vi racconto non solo il Cantagiro nella sua storia, ma anche tutti i partecipanti del Cantagiro del 62. I cantanti in gara per il Cantagiro del 1962 sono i seguenti. Allora, nel girone A, che è quello dei Big, ci sarà Adriano Celentano, che canterà Stai lontana da me, canzone di Mogol, Bacharach. Poi ci sarà Luciano Tajoli, lui canterà Ad un palmo dal cielo, e Claudio Villa, che invece canterà Vieni a Venezia. Ci sarà anche Jenny Luna, canterà A chi darai i tuoi baci, fra l'altro una canzone di Vito Palavicini, Carlo Alberto Rossi, cioè degli autori meravigliosi, e Joe Sentieri, che canterà Rosa Twist. Little Tony sarà in gara per cantare So che mi ami ancora e Milva che invece canterà La risposta della novia. Ci sarà anche Miranda Martino con Me ne infischio, Nilla Pizzi con Un mondo per noi, Nunzio Gallo con Non sai piangere, Teddy Reno canterà Una fra mille ed infine Tonina Torrielli che canterà Chitarra e pistola. Sono questi appunto i cantanti nel girone cioè i Big. Nella categoria nuove proposte ci sono delle nuove proposte che poi sono diventate importantissime. Ad esempio, che so, ci sarà Donatella Moretti che canterà L'abbraccio, ci sarà Don Bachi che canterà La storia di Frankie Ballan e Lando Fiorini che invece appunto canterà Fino all'ultimo. Ci sarà anche Cristina Amadei con Pioggia a settembre, Davide Serra con San Gennaro, Gina Armani canterà Cantautore Cia 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 e Gio Garzò con Oltre il muro. Ci sarà anche Mario Pagano con Enco Pacqua, Miriam Del Mare con Il cuore mi vola via e Roby Castiglione con I nuovi angeli. Silvio Bernini canterà Non c'è più niente e infine Toni Cucchiara canterà Genoveffa. Allora, e i primi tre che poi accedono alla finale appunto dopo aver avuto la selezione delle nuove proposte saranno Lando Fiorini, arriverà in finale con Fino all'ultimo, Don Bachi con La storia di Frankie Ballan e Donatella Moretti passerà in finale, arriverà poi a concorrere per la finale con la bellissima canzone che si intitolava L'abbraccio. La classifica finale, cioè le prime 8 posizioni dei finalisti che sono arrivati appunto in finale a questo Cantagiro del 62, inizierò dalla parte bassa della classifica, sono i seguenti. All'ottavo posto, perciò ultimo in finale, arriverà Lando Fiorini, la canzone è Fino all'ultimo. Al settimo posto Don Bachi con La storia di Frankie Ballan. Al sesto posto Nunzio Gallo con Non sai piangere. Al quinto Miranda Martino con Me ne infischio. Al quarto Teddy Reno con Una fra mille. Il podio del Cantagiro del 62 sarà questo. Donatella Moretti arriva terza con L'abbraccio. Al secondo posto arriva Luciano Tajoli con Ad un palmo dal cielo. Ma a vincere il Cantagiro del 1962 sarà Adriano Celentano con Stai lontana da me. Mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò sei ormai Ad chiusa. un palmo dal cielo, manca solo un abbraccio e finire così. Sei tu, solo tu. Me ne infischio di te, me ne infischio di te, ma non sai piangere, io mai t'ho vista piangere. Ti narro d'un ragazzo che cerco felicità. Il
cantagiro del 1962, perciò era questo, iniziava, diciamo, tutto sommato abbastanza presto e non andava oltre al periodo estivo. In realtà si concludeva proprio alla fine di giugno, non durava per tutta l'estate. È comunque uno dei primi festival estivi che la musica italiana ricordi, e oggi abbiamo voluto ricordare proprio la prima edizione, perché da oggi inizia questa serie dedicata al Cantagiro e dedicata ai suoi protagonisti, ai suoi artisti, le sue belle canzoni. Allora, è inutile dire che la canzone che sarà poi la più venduta da questo Cantagiro del 62 sarà proprio la canzone di quello che vince, che quello che vince si chiama Adriano Celentano. La canzone è Stai lontana da me, e sarà la canzone che vincerà il Cantagiro, ma vincerà anche su tutti in quanto a vendite. Arriverà fino al terzo posto nella classifica rivendita dei dischi più venduti dell'anno. Ci tengo anche a sottolineare che Celentano comunque nel 62 sarà il più venduto in assoluto in Italia, al primo posto con Pregherò, la sua versione di Stand By Me, che sarà la più venduta, il disco più venduto del 62, quindi grandissimo successo Celentano, veramente al massimo dei livelli. Io avevo anche in mente di raccontare la sua storia, io penso mi ci vorranno 10 puntate, adesso guardo se riuscirò a realizzarla per collegarla appunto alla storia del Cantagiro. Comunque intanto per oggi ci siamo raccontati la prima edizione del Cantagiro, quella del 1962. Se vi piace l'argomento vi ricordo che nel mio canale c'è l'intera playlist, quella proprio del Cantagiro, si intitola appunto La storia del Cantagiro. Andate lì e troverete tutti i vlog che parlano proprio di questa grande manifestazione e la sua storia. Se vi fa piacere, fa piacere anche a me se vi iscrivete al canale. Io chiaramente vi aspetto alla prossima volta. Ah, attivate anche la campanella, per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblico qualcosa. Ciao, alla prossima!